Piatti sbattuti a terra, urla, nervosismo, incomprensioni, parole che feriscono come la lama di un coltello. Ehi, fermiamoci un attimo, mettiamo pausa e schiacciamo rewind. C'era una volta un'idea di famiglia in cui padre, madre, figli vivevano in armonia, amandosi, aiutandosi, comprendendosi, magari con qualche difficoltà ogni tanto, ma affrontata con l'aiuto di tutti. La società di oggi ti presenta un modo sbagliato di fare famiglia che spesso non funziona e distrugge tutto. Le famiglie si formano con la condizione: beh, se non funziona ci lasciamo e fa niente, amici come prima. Eh no, la famiglia è per sempre. La famiglia è un valore che non ha eguali, è la tua forza, il tuo aiuto, il tuo coraggio, il tuo sostegno, è la gioia più bella. Troppo spesso le famiglie si spezzano con una tale facilità da far venire i brividi, non pensando che all'interno ci sono cuori che battono, sentimenti, emozioni, orecchie che odono, occhi che osservano. Ehi, nella famiglia c'è vita. Litigi, separazioni e divorzi non sono la normalità. Maltrattamenti, abbandoni e abusi non dovrebbero far parte della vita. Eppure c'è gente che vive questo ogni giorno. Ci sono ragazzi che sono costretti a vivere in ambienti del genere. E magari questo sta capitando proprio a te che stai guardando questo video e stai ascoltando queste parole. C'è una speranza che non si spegne mai. Non cadere nella resa e nella tristezza di non sentirti amato. Tu sei amato. Dio ha creato te per amarti, per non lasciarti solo e per darti il meglio in questa vita. Magari non hai mai pensato di Lui in questi termini, ma Lui è papà e desidera prendersi cura di te. Lui ha il meglio per la tua vita. Fidati, non resterai deluso. In un mondo in cui tutto crolla, affida il tuo cuore e la tua vita a Dio. Lui non crollerà mai. Dio può ristabilire anche le cose che sembravano perse. La scrittura dice che niente è impossibile per chi crede. E tu, cosa scegli di credere?